Roberto Antonelli, detto Dustin, fu attaccante del Grifone dal 1982 al 1984, segnando 9 reti in 49 partite giocate con la maglia del Genoa. Un altro Antonelli ha però iniziato a ricalcare, oltre 25 anni dopo, le orme del padre, non tanto per il suo primo gol in rossoblù, quello segnato al Brescia, ma per le convincenti prestazioni che il 24enne monzese ha offerto nelle ultime partite. Arrivato a Genova a gennaio, bloccato dalla pubalgia, Luca Antonelli è rimasto a lungo ai box, ma ritrovata la condizione, è stato impiegato da Ballardini sia a Torino con la Juve, assist per il gol di Floro Flores, sia a Marassi contro Brescia e Lecce. In 3 partite, quello che alcuni consideravano un oggetto misterioso, ha messo in mostra corsa, temperamento e ottime doti sulla fascia, a conferma della bontà della scelta sul mercato del presidente Preziosi. Esterno di spinta, Antonelli è certo meno tecnico di Criscito, ma rispetto al napoletano più potente e concreto nella ricerca del fondo per mettere in mezzo il pallone o per puntare direttamente la porta. Non a caso, lo scorso agosto fu convocato in nazionale da Prandelli, che lo schierò contro Estonia e Faroer e che potrebbe tornare presto a prenderlo in considerazione. Per i tifosi genuani dunque una bella scoperta quella di Luca Antonelli e così la possibile, se non probabile, partenza di Mimmo Criscito la prossima estate adesso può essere vista con minor dispiacere e preoccupazione. La fascia sinistra rossoblù potrebbe aver trovato un degno erede.